Nicola Cesare, vedo qui Camp Nou, cioè è già tutto pronto, manca poco, via. Nel giro tra l'attuale campo sportivo di Sorbola, quello che potrebbe essere il provvisorio che ospiterà il Parma. Sì, diciamo che il Camp Nou è il campo di sintetico in cui oggi gioca il Lentigione e il Sorbolo Calcio, Sorbolo Biancazzurra. Quindi per noi è già un motivo, come dire, di vanto avere un impianto sportivo omologato per la Serie D, ma che in questo caso, essendo tra le altre cose un sintetico, non è omologabile, diciamo, per una squadra di Serie A. Per cui necessariamente serve lavorare su un impianto nuovo, ok? E nell'area alle mie spalle, che vedete estremamente vasta, ci sono gli spazi perché tra le altre cose già classificata per questo tipo di uso. Ci sono gli spazi per costruire uno stadio provvisorio proprio di fianco al Camp Nou, proprio di fianco al campo attuale in sintetico, che quindi può rappresentare anche un valore aggiunto per le squadre che vengono, se servono ulteriori spazi per fare anche allenamenti oppure altre. Tra le altre cose, questo è un centro federale territoriale, cioè la FIGC porta qui anche atleti delle future nazionali giovanili, quindi per noi è già di fatto un punto di riferimento territoriale della provincia di Parma, lo voglio ricordare. Ecco, qui lo spazio, come vedete, è enorme. Logicamente si tratta poi di capire come registrare eventuali ingombri, però anche se uno lo guarda da Google dall'alto si accorge che è fattibilissima la cosa, anche perché basterebbe andare a vedere a Cagliari, sempre con Google Earth, come hanno realizzato quello stadio provvisorio. Se uno lo prende, come avete visto dalle foto che abbiamo pubblicato, lo pone all'interno di quest'area, ci sono anche gli spazi per destinazioni, per il pubblico e per tutti coloro che poi devono, diciamo, con le loro vie di fuga uscire dallo stadio. Ecco, nel video precedente parlavamo delle vie di accesso, vediamo che qua c'è anche una ciclabile che parte giusto dalla stazione di Parma, quindi volendo. Assolutamente sì. Allora, abbiamo parlato di sostenibilità in apertura di video. Con l'elettrificazione della Parma Suzzar, che è un valore aggiunto avere in un comune, credo, una linea al netto di quelli che poi sono i problemi con i passaggi a livello che vanno risolti. Noi abbiamo in ballo anche una soppressione di due passaggi a livello in paese grazie a un sottopasso. Però ecco, venire in bicicletta da Parma è una suggestione magnifica. Io ricordo, tra l'altro, Gabriele, quando organizzai la trasferta a Brescello del Parma, la organizzai io direttamente dallo stadio Tardini, ero partito con la bicicletta insieme ad altri amici da Sorbolo, andammo a prendere i tifosi del Parma e per una trentina di chilometri sul percorso della Food Valley Bike, che tra l'altro, vedete, passa proprio qui, è rossa perché è la linea, diciamo così, congiunge di fatto come riferimento di colore il territorio appunto di Parma, quello di Sorbolo, e per noi in 10 minuti con un e-bike siamo in stazione da qui. Quindi insomma c'è veramente la possibilità di arrivare in treno, in bici, in autobus e poi anche con le macchine se uno lo ritiene, ma se uno viene in bici magari riceve anche un premio dalla società, perché no? Certo. E come potrebbe coesistere con l'attuale Camp Nou, il nuovo stadio provvisorio Nicola Cesare? Sì, allora diciamo che il Camp Nou è un campo che naturalmente ospita oggi il Lentigione Calcio che fa la Serie D, tra l'altro con grandissimi risultati. Il Lentigione ha vinto tra l'altro con la capolista a Ravenna in trasferta domenica scorsa e ci ha già abituato a degli exploit incredibili. Ci ricordiamo che vinse proprio a Ravenna lo spareggio per andare in Lega Pro, poi non concretizzatosi perché per il famoso discorso del patto di sangue tra famiglie, essendo Romano Amadei, presidente della Reggiana Calcio, e il figlio presidente del Lentigione Calcio, entrambe sarebbero state in Serie C e quindi non potevano disputare lo stesso campionato. Però il Lentigione ha già espresso la necessità di tornare a Lentigione perché per noi sono stati ospiti e come tale una comunità accogliente vuole fare la stessa cosa, può fare la stessa cosa anche ragionando di qualcosa di più. Del Parma, perché no? Il Parma è in difficoltà, i tifosi hanno bisogno di una location vicina al centro, vicino alla città, e noi siamo pronti a fare la stessa cosa, un po' più in grande rispetto a quello che abbiamo fatto con Lentigione, che ha portato qua squadre di cartello come il Mantova, il Carpi, il Ravenna, che poi sono ricadute sul territorio. Noi abbiamo visto che quando ci sono le partite di Serie D, i ristoranti
hanno la possibilità di godere di questi benefici e anche le attività commerciali, le attività produttive che in qualche modo vengono coinvolte nella filiera. Posso aggiungere una cosa importante: il grosso vantaggio di Parma in questa eventuale operazione, e lo dico agli albergatori e lo dico ai ristoratori di Parma, è il fatto di poter permettersi tranquillamente di godere ancora dei riflessi della partita di calcio anche nell'eventualità in cui venisse a Sorbolo uno stadio provvisorio, perché tu di fatto in 5 minuti poi arrivi direttamente a Sorbolo. Quindi chi vuole mangiare la fetta di culatello che viene da fuori, chi vuole mangiare gli anolini, chi vuole mangiare i tortelli, li mangia a Parma, prende un caffè a Parma, si trova al bar per venire poi a Sorbolo. Se poi penso alla possibilità di parcheggiare le macchine al Parma Retail e partire da lì con delle navette, si valorizzerebbe anche un'area, insomma, lo diciamo, in uno stato non perfettamente piacevole da vedere, ma che è in difficoltà e che può essere anche aiutata proprio a ripartire, ecco, in questa fase. E poi anche Chiozzola, ad esempio, potrebbe essere sfruttata, no? Visto che c'è una stazione e c'è la zona industriale. Ottima intuizione, perché Chiozzola ha un'altra stazione e quindi di fatto lì ci sono dei parcheggi che possono essere utilizzati. Penso anche all'ex area TAV, cioè pensate anche a questa operazione di rigenerazione urbana di luoghi dismessi, che la politica deve interrogarsi su cosa vuole fare in questi ambiti. Ci sono delle aree parcheggio come anche quella in prossimità di strada di Pedrignano, che se non ricordo male è di proprietà di Barilla, adesso non vorrei dire una sciocchezza, ma lì c'erano le baracche dell'area TAV, degli operai che lavoravano in quest'area. Ecco, pensate anche solo a riqualificare quella come parcheggio, che è enorme, e da lì, prendendo il treno, in neanche 5 minuti a questo punto sei direttamente a Sorbolo e con 700 metri a piedi sei allo stadio. E un domani potrebbe essere usato anche in senso inverso, cioè se torni al Tardini, sfruttarlo come posteggio. Assolutamente sì, cioè nell'ottica della sostenibilità ambientale, il fatto di creare delle aree esterne, anche in virtù del fatto che Parma presto avrà dei varchi sulle tangenziali che impediranno di entrare magari con macchine sotto l'Euro 6, io credo che in una visione complessiva di territorio, che non si può limitare solo alla città di Parma, la pianificazione deve tener conto anche dell'Interland, infatti ci sono anche le città metropolitane come Milano, Bologna. Ecco, questo è quello che secondo me non sta accadendo, anche se mi rendo conto che non siamo una, diciamo, città metropolitana, ma nel nostro piccolo possiamo dare un buon esempio anche pensando alla sostenibilità di chi ci sta intorno. Poi, insomma, con la qualità dell'aria che ci ritroviamo in questi giorni, non penso che serva altro per giustificare che l'impatto qui è minimo, anzi direi zero.